Ricordo sempre che l'anno scorso, cos'è che facevamo? Mettevamo le medie perché partivamo sempre in posti piuttosto lontani dalle prime file e poi cercavamo di sfondare con le soft, cosa che ci era riuscita abbastanza anche in questa pista, non l'avrei mai immaginato perché partivamo veramente indietro, mi pare al limite del taglio tra Q1 e Q2, appena passato il taglio della Q1 e tuttavia siamo arrivati settimi. Facendo veramente ruotate a spallate con tutti, con una McLaren, con una Sauber, con una, scusate, con un Alfa Romeo. E wow, è stata una gara davvero intensa, difficile, però sono quelle gare che ti piacciono tanto e che ti caricano un sacco per gli episodi futuri, le gare future. Thor, non sei contento? Non sei contento che si va in quel di Azerbaijan? Io non so se mangiano i gatti, spero di no, eh. Veramente Buongiorno spero di Carlo, no. Ah sì, salve Carl. accreditate le entrate settimanali dei nostri sponsor. Andiamo bene, i costi non Non superano superano le le entrate. entrate. Benissimo, molto bene, sempre bello sentirlo. Lo so, sapete anche voi che è sempre bello sentirlo. Salve a tutti cari Vincos e ben ritrovati qui in una nuova puntata della carriera con Giù la staccata con la Tatum, giunta alla terza stagione, sempre con il motore Mercedes. Tra l'altro, sono uscite le performance reali che trovate quest'anno nella Formula 1 reale. E la Ferrari pare che abbia perso 8-10 km orari. Quindi diciamo che probabilmente ci troviamo davanti alla Ferrari peggiore dal punto di vista della velocità pura. Di sempre, non c'è nient'altro da dire. L'anno scorso era sicuramente la migliore, quest'anno invece è purtroppo la peggiore. Ma non perdiamoci in chiacchiere, la carriera questa qui che stiamo facendo noi non va ad influenzare quello che è il nostro, diciamo, la Ferrari, quella che è una delle nostre rivali. A proposito di rivali, andiamo a vedere un attimo, giusto per gasarci un attimo, la posizione in classifica. Siamo al terzo posto e anche abbastanza safe con 44 punti conquistati nello scorso Gran Premio. Tra vittoria di Ricciardo, secondo posto, più giro veloce nostro. Quindi 44 punti conquistati, ci siamo rilanciati verso il secondo posto. Mercedes è veramente troppo lontana, ma se dovessimo fare un altro risultato del genere con Mercedes che fa una manciata di punti, allora sarebbe veramente interessante. Grazie mille a tutti i commenti sotto il post di Monaco, grazie a tutti i ragazzi che fanno anche dei post chilometrici ed è sempre veramente un piacere leggerli. Spero di arrivare a 2000 mi piace come sono arrivato anche nel Gran Premio di Catalunya. Non so, sono a 1700 mi pare a Monaco e spero di essere riuscito ad arrivare a 2000 anche lì. Mi piacerebbe terminare anche la terza stagione con 2000 e passa mi piace, che come feedback è pazzesco rispetto anche a stagione 2 e stagione 1, dove chiaramente li ho anche superati. Sarebbe bello, sarebbe davvero molto bello, però mi rendo conto che potrebbe essere un qualcosa di a lungo andare si va a sfasare, nemmeno a sfasare, a smantellare come cosa, non lo so. Io spero che la passione rimanga per questo Jules, spero che la qualità, dato che ho visto che vi piace questo green screen, sia migliore rispetto al passato. Andiamo a vedere anche che cosa che possiamo migliorare. Come banalmente sapete, abbiamo sempre dei problemi con il telaio, ma adesso potremmo avere infatti problemi anche con l'aerodinamica. Infatti andiamo a sviluppare l'aerodinamica che è pronta per due pezzi addirittura dell'aerodinamica andiamo a sviluppare, che dovrebbero essere pronti 13 giugno mi pare se non vado errato, e in teoria abbiamo ben due pezzi, sì, due pezzi, cerchioni leggeri e manutenzione generale che potremmo andare ad avere prima del Gran Premio dell'Azerbaijan, quindi avremo più velocità, più budget. Vediamo un po', funziona, cerchioni leggeri a posto. Ovviamente abbiamo anche degli eventi, anche manutenzione generale, ragazzi, perfetto. Questo è solo che positivo, eh? È solo che I nuovi positivo. pezzi sono arrivati dalla fabbrica Pezz senza problemi e verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Sì, perfetto. Questa è una squadra veramente, veramente assurda. Sta lavorando veramente molto bene dalla seconda parte della stagione 2. Sinceramente, e bene così, veramente non posso che essere soddisfatto di questa meravigliosa Tatum e anche di voi che la supportate, questa Verdona, questa Carlo Verdona.
Andiamo avanti. Ragazzuoli, prima di iniziare la Se vuoi Q1, reperire le informazioni questo è il specifiche o setup vuoi di effettuare dei Monaco. cambiamenti alla vettura nel corso di un pit stop, dimmi pure di Questo cosa ho hai bisogno cambiato. alla radio. 3-6, Tieni premuto il siccome pulsante non della era radio per attivare il sistema e potrai bagnata, partire il resto è tutto informando a uguale, voce ma o potevo anche selezionando rimanere manualmente sul... dalla schermata radio che comparirà sul Banalmente display potevo una rimanere anche sul descrizione. 3-3, era Mentre la solo una radio è cosa mia, attiva, per puoi allinearlo alla studiare barra gruppi di comando. posteriore. C'è una mosca che mi sta dando veramente fastidio. Mamma, quanto curva. Non ho fatto il programma qualifiche in prova libera, quindi di conseguenza è strana. Non era nemmeno così tanto male. Dobbiamo guadagnare tutto dritto. Abbiamo motore praticamente nuovo. Infatti guadagniamo praticamente tutto sul dritto, super veloce sul dritto, perché abbiamo una macchina scarica. Comunque sia P10. Tentativo numero 1. Qualcuno magari si stupirà magari se faccio qualche errore un pochino di troppo in qualifica, ma è perché proprio io sono all'inizio della mia pratica in qualifica. Faccio un tentativo, potrei farne due, ma ne faccio uno e proprio per prendere confidenza con la macchina, perché provo sempre solo con le medie, quindi il passaggio da media a soft è un po' traumatico all'inizio, però comunque sia penso che escano fuori abbastanza buoni tempi, ecco. Questa qua non la voglio più tagliare, non c'ho voglia. Dovrebbe essere un buon giro, eccetto per due lunghi. Sì, salvi, P7 e siamo in Q3, in una pista dove non eravamo spesso veloci, anzi eravamo sempre in difficoltà, quindi vuol dire che ci siamo trovati veramente veramente bene con Ricciardo che continua a martellare duro. Vediamo un po', Hamilton e Bottas sono entrambi passati, Vettel e Leclerc sono quindicesimi e sedicesimi. Thank you.
non è un cattivo giro, non ho aggredito esattamente come volevo determinate curve, ma stavolta non c'è stato nessun vero lungo. Vediamo. ...36-0 e P4! Ah! Ah! Quanto vogliono da me! Quanto vogliono da me, ragazzi! Ma non si può, ma non si può! Ma quanto vogliono? 35-6! 4 decimi! Pazzesco! Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire! Appuntamento domani per lo spettacolo del Gran Premio! Allora, il castello l'abbiamo fatto un po' troppo lento. È ok. Forse anche la curva prima l'avevamo tagliata meglio in altre situazioni. Ovviamente il taglio è rigoroso, quindi quella curva lì si può fare in tutti i casi. E niente, però vabbè, dai. È comunque un quarto posto che non è male. E tac, presa la zanzara. Però a me il problema sono le mosche. Anche se a fine ottobre le zanzare non ci dovrebbero essere. Ragazzi, siamo già a fine ottobre, vi rendete conto? Come quanto è volato quest'anno? Aspettate un attimo. Ok, presa anche un'altra zanzara. Che cos'è? Un'invasione? Ok, arriviamo. Gara, sì. Come sempre, sono in compagnia di Luca Filippi. Cominciamo con due parole su Daniel Ricciardo. Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? Non ci sono garanzie qui, ma senz'altro la prestazione della volta scorsa li ha resi più sicuri per quanto riguarda questa gara. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Lewis Hamilton parte dalla pole position, con Pierre Gasly al suo fianco, quindi il resto della griglia. Il pilota proprietario, Ocon, Valtteri Bottas e Norris, Verstappen, Albon, Perez e Carlos Sainz, Ricciardo, Kiat, Nicolas Latifi e Leclerc, Vettel, Matsushita, Kevin Magnussen. Lance Stroll ha preso una penalità in griglia di partenza. De Vries, Russell, Giovinazzi e Mick Schumacher. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. No, Daniel ha perso 9 posizioni anziché 10 perché anche Stroll è stato penalizzato. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Peccato, ragazzi, davvero un gran peccato che Daniel sia così dietro. Partiamo terzi, per carità, però e comunque sia un deficit per noi avere un pilota che era secondo e adesso si ritrova undicesimo. Peccato. Però siamo comunque davanti a Bottas. Speriamo che recuperi perché dobbiamo credere in questa pazza rimonta contro la Mercedes. Mancano ancora 14 gare. Quante? Troppe gare. Non possiamo non crederci. Ci siamo. Attenzione. Via. What? Perché queste difficoltà? Attenzione Gasly! Perché questa lentezza? Tanto bandiera gialla dietro, non so cosa è successo, ma perché questa lentezza? Vediamo. No, vabbè, ancora. Ancora una volta gomme fredde, ragazzi. Mo' prima che si scaldano perdiamo una marea in un circuito cittadino. Grazie Bugmaster, grande. Non capisco, faccio il giro di ricognizione e non va bene. Attenzione a Valtteri Bottas. No, è in lotta con noi Valtteri, non possiamo. No, dove passi? Dove vuoi passare? Qua non si può. Guardate quanto stiamo perdendo, non possiamo andare forte. Marò, ma davvero Valtteri, davvero. Mamma mia. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Finalmente stanno scaldando le gomme. Ci stanno scaldando le gomme. Però non si fa così, Non si fa così, guardate quanto abbiamo perso da quelli davanti. Anche per colpa di Valtteri, per carità, però. Ok, ora ci siamo. Un giro completo per scaldare le gomme. Quando le due Renault sono andate via e immaginate Hamilton a quanto è 5 e passa secondi. Dobbiamo fare una grande gara adesso, dobbiamo fare una grande gara. E abbiamo purtroppo il problema di un Ricciardo dietro, un po' in difficoltà. Stiamo avvicinando la finestra del pit stop. Monteremo gomme medie.
La cosa buona è che abbiamo pista libera, quindi se adesso abbiamo passo possiamo andare a riprendere. Però le due Renault, le due Renault sono in lotta con noi, non voglio vederle davanti. Vediamo, 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 vediamo. Diamo tutto, ragazzi, diamo tutto, al solito. Guardate come utilizzo poi la quarta in un'uscita dalle curve e entro in seconda. Questo perché così mi dà molto più slancio e confidenza in accelerazione. Abbiamo una vettura decisamente sottosterzante oggi. Assetto voluto con 1.5 appositamente per avere tanta velocità sul dritto, e vediamo se sarà così quando saremo sul dritto, appunto. Voglio anche confrontarmi con i piloti davanti per vedere quanto fanno loro. Usa il pulsante per il sorpasso. Poi mi sono ripugnato, mi sono detto che la curva precedente non la tagliamo più sul cordolo, almeno in carriera. Facciamo safe. Vediamo un po' i giri veloci dei piloti davanti a noi, mentre noi usiamo tutto l'est a disposizione in questa zona. 39-1. 39-1. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Quindi siamo in lizza per la vittoria, o siamo in lizza per qualcos'altro? Non so dirvi sinceramente, ragazzi, dove potremmo essere in questo momento. Sicuramente in lotta con Scia e da questo giro anche DRS. Boh, vediamo. L'errore comunque qua è dietro l'angolo, questa curva qua si può tagliare in questo modo, nonostante sia rigoroso, non vi preoccupate. È proprio una curva che si può fare in quel modo da sempre. Stiamo guadagnando questo giro qua, mi sembra che stiamo guadagnando parecchio, Vediamo adesso. Tre-quattro, molto bene. Fucsia addirittura nel T2, che è quello più guidato. Quindi abbiamo fatto un bel settore. Hamilton non va via, non va via come credevamo, come credevo io, quantomeno, non so voi. Comunque, dato che c'è possibilità di parlare, 38? 39-1 ancora. Box, rientriamo in questo giro. Dato che c'è possibilità di parlare, ok, voglio spiegarvi un po' cos'è l'undercut, cos'è l'overcut, dato che qualcuno di voi, quel di Monaco, sentendomelo dire, ok, sì, mi ha chiesto. Undercut è quando fai un taglio ed entri, undercut sta per taglio, ed entri un giro prima o qualche giro prima rispetto al tuo diretto avversario. Come se adesso dovessi rientrare in box un giro prima di Ocon, un generale prima di Ocon, e poi quando Ocon fa la sosta si troverebbe dietro di me. Perché si troverebbe dietro? Forse si troverebbe forse dietro perché io avrei gomme nuove, più performanti di quelle che ho, e lui sarebbe ancora in pista con gomme usate, mentre io gomme nuove. E quindi vado a fare l'undercut, anticipo la sosta per guadagnare una posizione. Si utilizza l'undercut o l'overcut se non si riesce a passare qualcuno in pista. Con queste vetture è abbastanza plausibile come cosa. Overcut invece è il contrario. Adesso con, per esempio, rientra in box, io faccio uno, due giri in più con gomme usate, mentre lui con gomme nuove. Ma comunque lui con gomme usate, con gomme nuove, o con gomme nuove non riesce ad avere un buon ritmo, e dunque di conseguenza io con gomme usate, rimanendo più in pista, ho comunque un passo migliore del suo e riesco poi a
a passarlo. Intanto comunque c'è da dire che stiamo guadagnando, eh. Zitti zitti cacchi cacchi, stanno sempre guadagnando con le gomme dietro che stanno implorando un po' pietà. Iniziano a dire au e fermateno poco. Non so perché sono romane le mie gomme. Poi che grande accento romano. Ti pigliate. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccupatevi. No. Alex, cosa sei? Come i telefoni che ci ascoltano? Come fai a sapere quello che ho detto? Penso che Gasly stia soffrendo un pochino perché Ocon sta andando filo da torcere. Noi stiamo arrivando di gran carriera e di gran driftone. Mentre c'è Bottas che è lontanissimo. Ci ho fatto caso solo adesso quanto stia soffrendo Bottas. Valtteriano. e 5. Non penso proprio di rientrare nel box adesso. Abbiamo usato tanto assi, cosa dire comunque. Non me ne ero reso conto. Box per Ocon, mi pare. Ok, e noi continuiamo invece. Box anche per Hamilton. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. E anche per il compagno di squadra. Daniel è appena rientrato. Ok. Daniel ai box. Va bene, va bene, va bene. Ora gas a martello. Anche se non si addice molto per le vetture formula. Comunque gas a martello. Sempre. Anche se le gomme iniziano ad essere un po'. Un po' bruttine, eh. Vogliamo provare a fare un bel overcut. Entrare addirittura più tardi di Gasly, che dovrebbe entrare questo. Ti giro. Perché le medie secondo me per andare in temperatura dopo la brutta tegola di prima, anche se le gomme sono uscite dalle termocoperte, una volta che le metti, carità, non mi fido. Comunque non mi fido. Facciamo un altro giro, ragazzi. A tutta. Con mille difficoltà, peripezie. Piccolissimo fuori onda, ragazzi. So che sto per fare l'overcut, però sono stato chiamato qui per sistemare un attimo il simulatore a Fiorano, direttamente nella gestione sportiva di Ferrari, quindi sono dentro la grande azienda, bella, bellissima, la grande fabbrica rossa. Sistemo giusto due cosine, poi ci rivediamo in pista, ok? La situazione è tragica, perché ho dovuto mettere in pausa per andare alla GES, quindi allo stabilimento Ferrari, avete visto il video. Quel simulatore che avete visto per pochi secondi. No, Thor, non mi far del male, non mi distruggere. E il simulatore che utilizzano i piloti FDA, quindi Mick Schumacher, Schwarzman, Aylot, eccetera, eccetera. Sono andato lì a settare una macchina, a preparare proprio il setup anche di quella vettura. E adesso da Assetto Corsa passo a Formula 1 perché sono nel bel mezzo del Gran Premio di Baku. Tra l'altro con gomme usurate. Sarà un godimento assoluto, ragazzi. Un godimento assoluto. Ho dovuto proprio mettere in pausa. Infatti, vedete, sono anche, non so se si vedeva prima, ma sono anche con dei jeans. Comunque sia, andiamo. Non mi ricordo niente. È tutto diverso, eh. Oh mamma. Ok. È tutto completamente diverso perché è un altro simulatore, un altro gioco, un altro volante, un'altra pedaliera. Mamma mia. Allora, prevediamo una perdita d'aderenza tra pochi minuti. Fa attenzione. Devo concentrarmi un attimo. È comunque meglio stare secondo me fuori adesso.
Avremo gomme molto buone poi alla fine. Il volante è morbidissimo. Questo è... La batteria è carica, usa il pulsante sul Questa è una prova veramente molto... molto grande. In corsa a passare da un simulatore all'altro. Però è lavoro per me questo, quindi... Non questo, questo qui per me non è lavoro. Mi permette di avere delle collaborazioni, eccetera, 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 scusate, ma non è lavoro, il lavoro è quello che sono andato a fare appunto in GES. Gestione sportiva a Ferrari sempre, ripeto. Quindi... è stato strano, è stato molto strano. Ora, attenzione. Ho dovuto recuperare un pochino i box facendola veramente alla garibaldina. E vediamo, adesso dovremmo avere davvero delle gomme molto più performanti rispetto ai nostri rivali. E vediamo se li hanno ostacolati. 2.7 non è buonissimo, però. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Sono in lotta le due Renault. E c'è Charles che non c'entra una mazza. Dobbiamo passarlo subito Charles. Perfetto, non è male la posizione in cui siamo. Attenzione qua, Skoda Gasly. Dove va? Dove va? Dobbiamo superarlo. Traiettoria a favore. La riserva di carburante è andato via. Si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Ok, bene così. Saremmo stati appiccicati ad Ocon, se non fosse stato per quel lungo clamoroso di Gasly. Ma andiamo a recuperare adesso, andiamo a recuperare. Carburante a sufficienza per altri 5 giri. Abbiamo ripreso confidenza con il mezzo. Pazzesco, davvero. Sono sembrato Hulkenberg. Hulkenberg da una parte all'altra. Vediamo quanto guadagniamo sul dritto. 4-4. Da Hamilton. Tutta birra. A tutta Tatum. Dovremmo creare un energy drink, ragazzi. Mamma mia, guadagniamo una marea sul dritto. Dai. Occhio che finiamo l'ERS. Meno di no. Al limite. Uno e due. Carico a molla, ragazzi. 3-9. Possiamo andarla a prendere. Sì. Occhio perché potremmo fare anche il giro record. Io per andare a prendere immagino Hamilton, non me ne frega niente di Ocon. Ocon andiamo a prendere e lo superiamo. Easy. Tanto basta averlo in zona DRS. Magari anche più vicino. Bene. Sei decimi. Non male. Settore centrale è molto buono, 41 millesimi. Il record è già nostro. 3-2. Solo 3-2. Abbiamo guadagnato una marea. E adesso via di DRS ed ERS. Non abbiamo ancora per andarla a prendere sul dritto. 38-8. Il tuo compagno dietro di te è... Sta guadagnando anche lui una marea su Hamilton. E da una parte è meglio che Renault vada a prendere. Oddio, non ho messo il DRS. La Mercedes. Anche se Renault è davanti nei costruttori, a noi però di pochi punti. Dall'altra però abbiamo perso l'anno scorso contro di loro. Non si meritano niente. Per altri 3 giri.
molto più vicini rispetto a prima. Dobbiamo uscire a mezzo secondo da loro. Per il rettilineo che comprende poi quelle curve veloci che sappiamo. Per fermare la vettura senza frenare ho messo la seconda, cosa che non mi vedete usare in quella parte di curva altrimenti. Di pista. Non siamo lontani. Molto meglio di prima. Vai, 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 vai. 2-3, 2-3. Da Luis. Quanto va sul dritto. Ma non è vero. Quanto va sul dritto. Cioè, anche noi andiamo, Informazioni su Hamilton. No! Pare a qualche problema con la vettura. Attenzione! Mettiamo magra perché abbiamo un po' di temperatura alta del motore. Attenzione perché Hamilton c'è andata di culo, ragazzi. Hamilton sta avendo problemi. Potrebbe essere risucchiato da Ocon e da noi. Andiamo. Occhio. Bene, abbiamo energia a sufficienza. Passa in modalità sorpasso e provaci. Ok, lasciamo un po' di modalità. Un po' di ERS. In realtà un po' tutto. No, adesso no. Hamilton lo siluriamo tutti e due adesso. Però con non riusciamo a prenderlo. Ok, mamma mia. Abbiamo rischiato tantissimo, Bello, che sorpasso. Quanto va? Quanto va? Debris è fuori. Niente, dobbiamo rischiare. Per soli due giri. Gli ultimi due giri li ha vola di solito. Possiamo perdere ancora una volta la vittoria. Ok, via libera. Sono punti importanti questi, che ruberemo anche a Renault. Gasly! Gasly! Gasly è fuori! Gasly! Ottimo, ottimo, ottimo! Attenzione, attenzione! E che è così veloce sul dritto che mi spaventa, ragazzi, capite? Mi spaventa. Cioè, siamo velocissimi sul dritto, ma la Renault è qualcosa di clamoroso. Sei all'ultimo giro. Il distacco dalla vettura che ti segue aumenta ogni giro. Stai facendo un ottimo lavoro. Non riusciamo. Dai.
siamo vicini. Però sul dritto allunga, che è una roba pazzesca. Ciò si fa. Cioè, guardate quanto ha guadagnato nell'ultimo settore. Niente da fare. Cavolo. Spero che Ricciardo abbia preso qualche punto. Forse sì. È addirittura davanti a Bottas. Ragazzi, avete visto quanto ha guadagnato? Non si poteva far nulla. Non si poteva fare nulla. Complimenti a lui. Però, altro secondo posto, altri 19 grazie punti entrati in questa corsa. Una performance incredibile, un ottimo piazzamento. Ben fatto. È stata davvero una... Oddio. Non è mai facile in Azerbaijan. Dietro ogni curva si nasconde un'insidia, ma sono riusciti comunque a spuntarla e a ottenere una grande vittoria. Complimenti, niente da dire su. Questa è una squadra che sa bene cos'è il successo in Formula 1 e non vede l'ora di conquistarne altri. Congratulazioni alla Renault per la loro grande vittoria di oggi. Complimenti davvero. Il podio, ragazzi, se lo meritano tutto. Allora, vediamo un po' che cos'è. Oh, sei decimi. Oh, dai. Daniel ci ha fatto guadagnare due punticini. Abbiamo guadagnato 6 punti. Due punticini ancora alla... Più di due punticini, scusate. 4-6 punti alla Mercedes. Quindi 89 punti... ed eravamo a 95. Stiamo crescendo. La Renault è un pochino andata avanti. Complimenti per la vittoria. Non si poteva fare davvero nulla. Volevo provare dopo il castello a passarlo, però ho detto non facciamo cacate, non troppe. Ottimo comunque che Daniel qualche posizione è riuscito a recuperarla. Diciamo anche grazie al fatto che Gasly si è ritirato dalla sessione e noi no, ecco, e Ricciardo no, quindi ok. Però si è fatto uccellare da un Kvyat e soprattutto un Sainz, è arrivato addirittura quarto partendo una posizione avanti a lui, quindi poteva fare sicuramente molto 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 meglio. Lo scorso anno siamo finiti in quarta posizione con 182 punti, la metà anche di più l'abbiamo raggiunta in soli 7 appuntamenti, quindi c'è una grandissima crescita. E non sto guardando la classifica piloti perché a me interessa la Tatum lì davanti nel costruttori, ecco, capito? Quello che ci interessa di più. Questa è una cosa strana, però sì. Ora però arriverà una pista difficile dove abbiamo vinto la prima volta, scusate, in Canada. Francia difficilissima perché lì va veramente forte, e poi c'è Silverstone. In mezzo c'è Austria, ma poi c'è Silverstone dove dovremo semplicemente cercare di limitare il più possibile i danni. Va bene, direi che ci siamo, ragazzi, è stato un piacere suonare con voi. Noi ci vediamo prestissimo e forza Tatum sempre. Ciao ciao!